Carl Gustav Jung. Tutto inizia da questo psichiatra, psicanalista, antropologo, filosofo svizzero, nato alla fine dell'Ottocento e passato a miglior vita più o meno negli anni 60. Jung ha trattato nella sua vita quelle che ha definito tipi psicologici comportamentali delle persone. Che ha fatto? Al posto di fare quello che tutti noi facciamo tutti i giorni, quindi attacchiamo etichette alle persone, quello è magro, quello è alto, quello è grasso, questo è pelato, ah sai, è passata in negozio la signora, ma quale signora? Ma quella bionda, te la ricordo un po' bassa, tracagnotta. Lui che ha fatto? È sceso un pochino di livello, andiamo in altre sfere, di preciso nelle sfere della introversione ed estroversione. Estroversione. Sei introverso quando sei poco espansivo, quando fai fatica a socializzare, no? Sai, diciamo quello un po' timido. Sei invece estroverso quando vai un pochino più verso le persone, quando sei più socievole. Poi che ha detto il buon vecchio Jung? Lui ci ha parlato anche di persone orientate agli obiettivi e altre più orientate tendenzialmente alle persone. Questo ovviamente non vuol dire che se un individuo è più orientato alle persone non gliene frega niente degli obiettivi e viceversa. Jung che ha fatto sostanzialmente, anche se sta cosa potrebbe risultare brutta magari, ha disegnato una linea e ha messo da una parte gli estroversi, dall'altra gli introversi. Poi ha disegnato un'altra linea, verticale questa volta, e ha messo sopra gli individui più orientati agli obiettivi e sotto gli individui più orientati alle persone. Quindi ha diviso in una scala da 1 a 10, quindi una volta che hai trovato i tuoi punti sull'asse verticale e quello orizzontale, unendoli cascherai in uno dei quattro quadranti. Ci sono le ombre, non si sarà visto bene, ma comunque hai potuto vedere che quello è il mio risultato in base a come io mi giudico, quindi una persona più orientata agli obiettivi che non alle persone e sicuramente più estroverso che introverso. Questo è un esercizio simpatico che puoi fare anche tu a casa, poi magari mi lasci il risultato nei commenti perché sono curioso di sapere te di quale quadrante fai parte. Ma l'intuizione ancora più geniale ce l'ha avuta un'altra persona. 30 anni passati dalla morte di Jung, questo signore che si chiama Andy Lothian, gli è venuta un'idea. Rifacendosi agli studi di Jung, ha detto: perché non attribuiamo un colore ad ogni quadrante? Il blu, il rosso, il giallo, il verde, ai quattro quadranti di Jung. E il giallo non ce l'ho, ma è finito il pennarello. A ogni colore questo signore ha attribuito delle caratteristiche. Ad esempio il blu è quello per la conoscenza, l'approfondimento, l'analisi. Il rosso invece è più per l'azione, rischio, determinazione, audacia. Mentre le caratteristiche attribuite al giallo sono spensieratezza, relazioni, passione e divertimento. Le caratteristiche attribuite al colore verde sono quelle della riflessione, ascolto, tranquillità e equilibrio. Sei invitato a una festa e chi è il blu? Il blu potrebbe essere quello che mette i rischi, quello che ordina tutto quanto il buffet in maniera meticolosa, precisa, quindi i bicchieri dello stesso colore, le torte insieme alle torte, i piatti dall'altra parte, ecco, fa un po' il discorso del genere, quello là che ti porta lo scontrino della spesa che ha fatto, se ti ridai il resto al centesimo. Il rosso chi è? Il rosso è quello che arriva non appena apre la porta è acclamato dalla folla perché indubbiamente è una persona di successo, è quello che non si fa problemi ad alzarsi in piedi e tenere un discorso per un brindisi ed è quello che viene percepito come l'esperto, poi magari esperto non è, ma viene percepito tale. Il giallo. Quando il giallo arriva alla festa saluta tutti. Quindi lo vedi che va dal bacetto a questo, il bacetto a quell'altro, fa public relation, parla con tutti, è l'intrattenitore della serata, è quello che racconta le barzellette, è quello lì che non se la smette mai di parlare. Mentre il verde c'è o non c'è alla festa, neanche te ne accorgi, perché è quello che sta zitto, buono, in silenzio,
mentre il giallo saluta tutti, il rosso tiene il comizio, il blu mette a posto meticolosamente, il verde se ne sta in fondo alla sala e nessuno si accorge che c'è. Un po' il timido della situazione. Perché faccio sto video? Faccio sto video perché qualche tempo fa sono andato proprio a un corso basato su questo metodo Insight. Insight è l'azienda fondata appunto da quel signore che ti ho citato prima, Andy Lotian, che nel 93 ha dato il via a questo progetto basandosi proprio sui principi di Jung. Come funziona? Ti fanno fare un test online, vai e rispondi a una serie di domande, tipo, ma in questa situazione come ti comporteresti? Faresti questo, questo, o questo e quest'altro? In base a queste domande loro ti tirano fuori questo Insight Personal Profile che descrive esattamente tu chi sei e come ti comporti in certe situazioni. Sì, ma a chi serve questa roba? Perché fare questo test? Beh, tu immagina un imprenditore che gestisce, dico poco, 20 risorse umane. La conoscenza precisa del personale che ti trovi a gestire fa la differenza. Spostando il tuo personale di ruolo all'interno della tua azienda, c'è il rischio che aumenti il fatturato. Quindi se ad esempio vuoi fare una ristrutturazione aziendale, si dia il caso che il punto di partenza sono proprio le tue risorse umane. Facendo questo tipo di test avrai un'idea chiara delle caratteristiche del tuo personale e quindi potrai sfruttare queste persone al meglio all'interno della tua azienda. C'è anche un altro aspetto. Studiando questo sistema e facendo un po' di pratica, vieni messo in condizione di poter individuare la persona con la quale ti trovi a dover comunicare. Ad esempio, nel caso del negoziante, del retailer, se il tuo dipendente ha questo tipo di conoscenze e un certo tipo di sensibilità, può quasi a colpo d'occhio capire se il probabile cliente che è entrato è un blu, un rosso, un giallo o un verde. In altre parole, può modulare la sua comunicazione in base alle aspettative del cliente che è entrato. E se è vero che la responsabilità della comunicazione è sempre di chi comunica, sta roba mi ricorda la PNL, auditivo, visivo, cinestesico. Questa persona può migliorare notevolmente la sua comunicazione e quindi aumentare le vendite del tuo negozio. La riflessione che faccio è come queste conoscenze potranno essere utilizzate, ad esempio, nel mio lavoro, nella comunicazione online, nella comunicazione che c'è nella vetrina di un retailer. Sa, magari ci sarà un algoritmo talmente potente che un domani, in base a chissà quale parametro, saprà dirti se tu sei verde, giallo, blu o rosso. E in base a una sequenza di diverse versioni di landing page, ad esempio, mostrare al rosso la landing page ottimizzata per il suo carattere, mostrare al blu quella invece più schematica, più idonea alle sue esigenze, mostrare al giallo quella che ha le barzellette dentro, o al verde mostriamo la landing page con una comunicazione più delicata e sottovoce. Se c'hai qualche idea, fammelo sapere nei commenti, che mi piacerebbe tanto sapere come poter utilizzare questi colori e tutto quello che c'è dietro per la comunicazione digitale.